Allora, intanto grazie per l'invito, buona serata a tutti. Ho un compito, devo dire, durissimo, un po' per il contenuto, un po' perché siete qui credo ormai da quasi 10 ore più o meno, e devo dire concludere parlando di imaging dinamico, di risonanza magnetica e sequenze di diffusione, cosa può non essere proprio il modo migliore per mantenere gli svegli. Allora, io cercherò allora, se possibile, di ridurre al minimo gli aspetti tecnici, magari se volete ne parliamo separatamente, eccetera, e cercherò in un ambito di un'attività che è in parte di ricerca, di focalizzarmi soprattutto su quelli che sono gli aspetti che possono avere un impatto nel vostro quotidiano, che con poco sforzo vi possono consentire di aggiungere qualcosina alla vostra diagnostica. Imaging dinamico, come dicevo, e imaging delle ci togliamo con le sequenze RNA pesate in diffusione. Allora, cominciamo in maniera un po' scolastica a parlare di imaging dinamico che ci può dare evidentemente sia di dati morfologici sia di dati funzionali. Allora, facciamo riferimento, in particolare ai dati funzionali. Li otteniamo con sequenze che conoscete bene, abbiamo visto anche delle immagini proiettate prima, quindi sono sequenze gradiente eco 3D pesate in T1 che si avvalgono della somministrazione del mezzo di contrasto paramagnetico. Sono sequenze quindi che ci danno, come vedete in diapositiva, un'ottima risoluzione spaziale e un'ottima risoluzione temporale. Quindi assolutamente ideali per quello che vogliamo ottenere. Queste sono le caratteristiche della sequenza che usiamo noi, piano coronale, 25 strati solitamente, con spessore di strato di 5 mm, la risoluzione temporale va via via riducendosi, credo che adesso siamo in condizione di fare un pacchetto ogni 2,5 secondi, se ricordo bene, quindi sotto questo profilo chiaramente le macchine ci consentono di ottenere via via risultati migliori. Iniezione del mezzo di contrasto paramagnetico con le solite modalità, quindi iniezione a volo con un iniettore 0,1 mmol per chilo, 2 ml al secondo direi, quindi una modalità di iniezione assolutamente standard. Ricordiamo che il mezzo di contrasto che iniettiamo è ovviamente liberamente filtrato nei glomeruli, non escreto, non riassorbito. Cosa vuol dire? Vuol dire che la concentrazione che si ottiene a livello renale è proporzionale alla perfusione renale, è proporzionale al filtrato glomerulare. Importanti questi aspetti, lo vedremo, per le valutazioni funzionali che possono essere fatte e sulle quali spenderò successivamente un paio di parole. Allora, questo è l'esame standard che possiamo ottenere, quindi un imaging basale, prima che il mezzo di contrasto venga iniettato, un imaging che noi otteniamo solitamente verso i 20 secondi dopo l'iniezione e un imaging più tardivo, solitamente da noi ottenuto a 45 a 180 secondi. Questo, diciamo, può essere un'acquisizione standard. Già la scansione di base, evidentemente immagini pesate in T1, cogliamo una differenziazione cortico-midollare in generale perché la corticale è un po' più intensa della midollare. A 20 secondi otteniamo questa che è una fase corticale o vascolare, se vogliamo, quindi opacizzazione, mezzo di contrasto arriva a livello delle arterie glomerulari. 15-20 secondi ovviamente un tempo indicativo, lo sapete bene, dipende naturalmente dall'età del paziente, ricordo che i tempi della nefrografia corticale che ottenevamo in corso di urografia avevamo poi delle tabelle che ci davano, non potendo calcolare il tempo braccio-lingua, il tempo ideale per andare a cercare una nefrografia corticale in base all'età del paziente. Quindi è un tempo che dipende dall'età, è un tempo che dipende ovviamente dallo stato cardiovascolare, in particolare dalla funzionalità cardiaca del paziente. In questa fase abbiamo, come vedete in questa immagine, una differenza cortico-midollare che è molto ben delineata, sicuramente ovviamente meglio di questa che otteniamo successivamente, cosiddetta fase della giunzione cortico-midollare, che abbiamo circa 40-50 secondi dopo aver iniettato il mezzo di contrasto, contrasto che a questo punto dal glomerulo è arrivato al tubulo contorto prossimale, è arrivato alla parte discendente dell'ansa di Egli, e questo fa sì ovviamente che la differenza cortico-midollare sia molto meno evidente che non nella fase più precoce. Per poi arrivare, ed è un imaging alla fine simile orografico, a quella fase midollare o tubulare se vogliamo,
in cui abbiamo una nefrografia che è sostanzialmente omogenea. Il metodo di contrasto è arrivato nel tubero contorto distale, addotto i collettori, si è ulteriormente concentrato, non abbiamo più la differenziazione cortico-midollare. Cominciamo ad avere l'opacizzazione della via escriatrice. L'opacizzazione della via escriatrice, che voglio sottolineare, è un andamento un po' particolare in risonanza magnetica, nel senso che il picco di segnale viene ottenuto dopo circa 2-3 minuti dalla iniezione del mezzo di contrasto, ed è grosso modo quello che abbiamo visto nell'immagine precedente, qui nel rene alla vostra alla sinistra. Poi il segnale decade e quindi abbiamo, per l'elevata concentrazione che il gadolinio raggiunge all'interno della viscretrice, questo effetto paradosso per cui la viscretrice prima iperintensa a questo punto diventa ipointensa. E attenzione, questo è un aspetto che molto personalmente ci dà un'informazione importante: il rene concentra bene, e quindi questo vedremo non è assolutamente trascurabile alla luce delle considerazioni che faremo poi su alcune nefropatie mediche. Questa inversione avviene in generale 5-6 minuti dopo l'iniezione del mezzo di contrasto. Ora, fatta questa introduzione, volevo chiacchierare un po' con voi in particolare su due o tre aspetti, cominciando dalla vascolarizzazione delle lesioni renali, quindi quale può essere il ruolo, le informazioni che un imaging di questo tipo ci può dare per quanto riguarda la vascolarizzazione delle lesioni renali. C'è un ottimo lavoro di Schalchi pubblicato su AJR nel 2000 che sottolineava l'opportunità e l'utilità di un'analisi quantitativa della variazione dell'intensità del segnale all'interno delle lesioni focali renali, utilizzando questa tecnica dinamica con sequenze a soppressione del grasso. E sosteneva Schalchi, questo può essere utile nella caratterizzazione di lesioni renali piccole. Portava una casistica non numerosissima di lesioni renali sotto i 3 cm, e vedremo poi qualche dato che è stato portato, che ritengo tuttora assolutamente attuale. Allora, la nostra valutazione può essere qualitativa ed eventualmente anche quantitativa. Quando effettuiamo una valutazione quantitativa, cosa andiamo a ricercare? Essenzialmente questi tre parametri, quindi il picco, quindi il valore di picco, l'intensità che raggiunge il mezzo di contrasto, il tempo di picco, quindi il tempo che evidentemente intercorrerà tra iniezione e raggiungimento del picco stesso, e il rapporto tra questi due parametri, quindi tra il valore di picco, l'intensità del segnale al picco, e il tempo di picco stesso. Allora, è intuitivo che lesioni ipervascolarizzate, quindi il carcinoma cellule chiare, se vogliamo prendere questo aspetto come esemplificativo, sono lesioni in generale estremamente vascolarizzate, che avranno un picco di intensità del segnale elevato e che raggiungeranno questo picco in un tempo piuttosto breve. Vedremo le differenziazioni che possiamo fare tra queste forme neoplastiche ed altre patologie. Vi faccio vedere una rapida carrellata di casi. In queste prime immagini mi soffermo soltanto sull'aspetto qualitativo, quindi vi faccio vedere degli esempi in cui abbiamo le quattro fasi di cui vi ho accennato prima, ed è un'immagine che credo molto simile a quello a cui siamo abituati anche in tomografia computerizzata. Quindi qui una lesione che ha un enhancement discreto, ma non particolarmente pronunciato, essenzialmente periferico. Un'altra lesione con caratteristiche molto simili alla precedente, entrambi erano carcinomi a cellule chiare. Qui una lesione, vedete, mesorenale, che ha anche questa un quadro simile dal punto di vista qualitativo alle lesioni precedenti, un po' più vascolarizzata probabilmente delle lesioni precedenti. Si trattava peraltro di un oncocitoma e non di, di un carcinoma renale. Lesioni qui più disomogenee, vedete, con una componente sia francamente vascolarizzata sia ipointensa, verosimilmente necrotica. Vedete l'utilità nelle lesioni piccole, anche una lesione qui probabilmente saremo nell'ordine del centimetro, lesione che veramente la cui ipervascolarizzazione in fase arteriosa, ipervascolarizzazione, iperintensità di segnale che si mantiene nel tempo, possiamo ben osservare nelle varie fasi. Anche questa, tra l'altro, era una neoplasia papillare, se non ricordo male.
Voluminosa neoplasia, direi questo è un aspetto assolutamente classico in sede mesorenale sinistra, ancora un carcinoma cellule chiare, analogo aspetto di una neoplasia invece a carico del rene di destra. Questo dal punto di vista qualitativo. Possiamo avere delle informazioni evidentemente anche attraverso le nostre curve. Vi faccio vedere questo caso, l'aspetto direi di base non ci dà informazioni particolari su eventuali processi espansivi, così come la fase vascolare di corticalgrafia, e d'altra parte questo lo sappiamo anche dalla tomografia computerizzata, questa è una fase che spesso dal punto di vista informativo ci dà poco. Viceversa, le fasi più tardive ci identificano questa piccola area ipointensa. Ovviamente diventa veramente difficile caratterizzare una lesione di questo tipo. Abbiamo cercato di fare delle curve, come vedete sulla vostra destra. Non è facile, ovviamente, mettere una ROI in una lesione di queste dimensioni e ottenere una curva affidabile. Però, in ogni caso, le caratteristiche della curva ci avevano portato a ipotizzare una lesione di tipo maligno, come in effetti si era dimostrata essere. Vi faccio vedere ancora qualche altro esempio, lesioni con setti spessi, e anche in queste situazioni evidentemente può essere utile una valutazione quantitativa. Questa è una lesione assolutamente analoga, ancora disomogenea, setti spessi, qui la difficoltà evidentemente di fare una valutazione quantitativa, che qui vedete ancora una volta un picco piuttosto elevato che viene raggiunto in un tempo molto breve, quindi un pattern fortemente indicativo per lesione maligna, come in effetti era. La lesione classicamente cistica a carico del rene di destra, la lesione classicamente neoplastica a carico del rene di sinistra, e ancora il pattern che abbiamo visto prima per quanto riguarda l'aspetto quantitativo. Un'ulteriore lesione con caratteristiche analoghe, ancora molto disomogenea, e ancora vedete la rapidità con cui viene raggiunto il picco dell'intensità del segnale. Allora, al di là di questa carrellata di casi che vi ho fatto vedere, quali sono gli aspetti che possiamo ritenere? Evidentemente abbiamo una diagnostica a monte che è già estremamente valida. È chiaro che la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica, di cui questa è soltanto una parte, evidentemente la valutazione dinamica è una parte dell'esame di risonanza magnetica nell'ambito della valutazione di queste lesioni. Abbiamo già tantissime informazioni dalle altre sequenze, componenti di grasso nella lesione, componenti ematiche e quant'altro, che ci portano in generale a caratterizzare i processi. Penso comunque sia interessante rilevare nelle situazioni dubbie come l'esame dinamico ci possa dare qualcosa. Ancora una volta faccio riferimento a questi dati di Schalke, che su quella casistica di lesioni renali solide e piccole di cui vi dicevo, fanno notare che la percentuale di enhancement dei carcinomi ipervascolarizzati era simile a quella della cortice renale entro i 150 secondi, ma era maggiore, significativamente maggiore, più tardivamente. Viceversa, carcinomi ipovascolarizzati avevano una minor percentuale di enhancement rispetto a quelli ipervascolarizzati, e la differenza era significativa in questo ampio lasso di tempo, da 60 a 210 secondi. Gli angiolieritomi hanno un enhancement, raggiungono il picco molto rapidamente, però successivamente l'enhancement va declinando abbastanza rapidamente con un pattern simile a quello dei carcinomi ipovascolarizzati. Ovviamente le cisti complicate hanno un enhancement minimo. Sono aspetti chiave nella nostra diagnostica di tutti i giorni? Non credo, onestamente, non è inutile che non sono venuto qui per spacciarvi questi elementi come fondamentali per fare diagnosi. Sto dicendo che sono probabilmente degli ulteriori elementi che possono essere di un qualche aiuto nell'ambito di uno studio delle masse renali fatto con risonanza magnetica. Quindi, se una neoplasia renale o supposta tale giunge in risonanza magnetica, credo che valga sicuramente la pena, non vi allunga evidentemente nulla nel vostro tempo di esame, aggiungere anche questo tipo di valutazione. Forse più interessante, devo dire, alla luce dei risvolti pratici, può essere la
l'informazione funzionale che la risonanza magnetica può darci in alcune situazioni, valutando il passaggio del mezzo di contrasto attraverso il parenchima renale. E qui faccio riferimento in particolare alle nefropatie mediche, alla possibilità di valutare la funzionalità del singolo rene, quindi con dati simili a quelli che ci vengono dalla scintigrafia, aspetto che trovo di particolare interesse nelle ostruzioni urinarie. Allora, nefropatie mediche. È chiaro che le nostre sequenze T1 e T2 ci danno delle splendide informazioni sulla morfologia renale, quanto è grande il rene, quanto è lo spessore parenchimale, quanto è lo spessore della corticale, quanto bene vediamo la differenziazione cortico-midollare. Queste sono informazioni che evidentemente abbiamo, ma delle informazioni, devo dire, aggiuntive ci possono venire da questa valutazione dinamica condotta esattamente, da queste sequenze dinamiche condotte esattamente con la stessa modalità di cui abbiamo parlato un attimo fa, parlando delle lesioni renali focali. Quindi andiamo a valutare quali possono essere gli aspetti differenziali con una valutazione dinamica tra nefropatie mediche di vario tipo. E vi porto un paio di lavori che abbiamo fatto qualche tempo fa, uno che va a confrontare nefropatie vascolari, quindi nefroangiosclerotiche e nefropatie glomerulari, l'altro che va a valutare la nefropatia diabetica. Allora, comincio da alcuni dati sul questo studio che ci faceva confrontare le nefropatie, diciamo, su base nefroangiosclerotica e quelle glomerulari in pazienti con insufficienza renale cronica importante. Allora, se ricordo bene, la creatinina media di questi pazienti era di 6.4 con una creatinina di 19, quindi era una funzionalità renale molto compromessa. Sono situazioni in cui l'imaging di risonanza magnetica morfologico non ci consente in alcun modo di differenziare una forma dall'altra. E vediamo se l'imaging con l'analisi funzionale può darci delle informazioni. Non mi soffermo sulla tecnica, è sempre quella, analisi polimorfologica, analisi funzionale, con l'andamento delle curve, valutando l'intensità del picco, il tempo in cui il picco viene raggiunto e il rapporto tra questi due parametri, quindi le stesse cose che abbiamo visto prima, valutazione che possiamo fare a livello della corticale, della midollare e della via scrittrice. Allora, abbiamo anzitutto cercato di correlare i vari parametri con quella che è la funzionalità renale. E vi faccio notare come già le alterazioni morfologiche si correlano molto bene ai valori di creatininemia serica, però non ci consentono di distinguere, come abbiamo detto un attimo fa, tra nefropatia glomerulare e nefropatia diciamo vascolare. Allora, guardiamo quello che è l'andamento del picco corticale rispetto alla creatininemia serica e alla clearance della creatinina. C'è una relazione assolutamente significativa, che è quella che ci aspettiamo nel paziente con una creatininemia bassa, quindi con la funzionalità renale migliore. Il nostro picco corticale sarà più elevato e a questo picco arriveremo con velocità più maggiore, quindi in tempi più brevi. Quindi correlazione sicuramente con la funzionalità renale e altrettanto valida correlazione quando prendiamo in considerazione il rapporto tra picco e tempo per raggiungere il picco. Fin qui direi ce lo possiamo attendere, le stesse considerazioni valgono per il picco a livello della midollare, ma non vi dico nulla di nuovo. Quello che invece vorrei sottolinearvi è che il tempo per giungere a questo valore di picco era significativamente maggiore per le nefropatie vascolari che per quelle glomerulari. Quindi ecco che da questa valutazione dinamica abbiamo delle informazioni che la sola informazione morfologica non ci dà. Ha un senso questo? Credo che abbia assolutamente un senso e vi faccio vedere un esempio. Guardate questa sulla vostra, in questa immagine ci troviamo di fronte alla nefropatia nefroangiosclerotica. Qui viceversa abbiamo una glomerulopatia. Il paziente con una funzionalità renale sovrapponibile in termini di creatininemia e di clearance. Perché dobbiamo attenderci un aspetto diverso delle curve? Beh, evidente, immagino che una giustificazione possa venire dal quadro che noi ritroviamo dal punto di vista anatomopatologico nelle
nefropatie nefrangiosclerotiche, laddove chiaramente abbiamo una fibrosi, un aumento della resistenza a livello delle arteriole preglomerulari, quindi un aumento delle resistenze che ci può portare a un quadro di questo tipo, quindi un picco che viene raggiunto più tardivamente e di un'intensità di segnale comunque più ridotta rispetto alle nefropatie glomerulari. Pazienti diabetici, analoga valutazione abbiamo fatto nei pazienti diabetici confrontandoli ai pazienti diciamo con funzioni con non diabetici, parliamo di pazienti con funzionalità renale normale qui, nessuna differenza quando andiamo a vedere i nostri picchi a livello della corticale, della midollare. Curiosamente, almeno non ce l'aspettavamo preliminarmente, abbiamo verificato una differenza nei valori di picco a livello della via escheletrice. E cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti anzitutto che il tempo in corrispondenza al quale veniva raggiunto il valore di picco nella via escheletrice era più lungo, era più tardivo nei diabetici, quindi questo picco veniva raggiunto più tardi. Tra l'altro questo si correlava all'albuminuria. Cosa vuol dire questo? Allora, ci siamo immaginati potesse esserci una relazione tra entità dell'albuminuria, che evidentemente, essendo le proteine urinarie praticamente attive, per così dire, determina una diuresi osmotica, quindi sostanzialmente il mezzo di contrasto nell'urina, il nostro mezzo di contrasto viene a essere più diluito, ovviamente. E quindi questo può essere messo in relazione a quelli che sono i nostri riscontri. Torniamo a quell'inversione del segnale di cui dicevamo prima, se vi ricordate. Nel paziente normale, avevamo detto, il mezzo di contrasto paramagnetico nell'urina va via via concentrandosi, si concentra talmente che dopo 6-8 minuti avete l'inversione del segnale. Le urine da iperintense diventano ipointense. Questo, avevamo detto, è un segno del fatto che le urine vengono concentrate bene. Guardiamo cosa succede in questi pazienti. Allora, abbiamo diviso questi diabetici in pazienti in cui avevamo l'inversione del segnale, quindi quello che ci aspettiamo in condizioni normali, pazienti in cui invece questo non si verificava. E guardate la correlazione che c'è con i valori di albuminuria. Questi pazienti nei quali non vi era l'inversione di intensità del segnale avevano un'albuminuria 10 volte superiore a quella dei pazienti in cui invece questo si verificava normalmente. Quindi un elemento direi che può essere di un certo significato. E vi faccio vedere un esempio. Allora, paziente con modesta albuminuria, 164 microgrammi per minuto, questo paziente in A, un andamento che sostanzialmente sarà comparabile a quello che ci aspettiamo in un paziente normale. Guardate in questo paziente invece, in cui abbiamo una macroalbuminuria, come vedete, guardate come è spostato in là il picco, come è spostata in là la curva, ma guardate soprattutto come la via escheletrice qui sia iperintensa. Non vi è stata quindi quell'inversione di cui dicevamo prima. E ancora, questi valori si correlano molto bene, i valori di picco, del tempo di picco, scusate, si correlano molto bene con i dati, con il volume di filtrazione glomerulare valutato scintigraficamente. Tant'è che vedete abbiamo un aspetto diverso a seconda che il volume di filtrazione glomerulare sia più o meno compromesso. Quindi anche questo evidentemente ha un riflesso su quella che è la morfologia della curva. Quindi valutazioni funzionali che possiamo dare al nostro nefrologo, che devo dire loro hanno trovato di particolare utilità, in particolare nella distinzione tra nefropatie glomerulari e nefropatie vascolari di cui vi accennavo prima. Quindi possibilità di avere informazioni morfologiche e funzionali, possibilità di valutare aspetti fisiologici e fisiopatologici del rene, possibilità, come vi dicevo, di differenziare le nefropatie vascolari da quelle glomerulari. Funzionalità del singolo rene. Allora, sappiamo bene quelli che sono i limiti della valutazione tramite la banale creatininemia rispetto all'informazione che ci dà il volume di filtrazione, la clearance ad esempio, o il volume di filtrazione glomerulare. Quindi abbiamo la necessità in particolare di avere informazioni in talune situazioni cliniche su quella che è la funzionalità
del singolo rene e non un valore che ci dà esclusivamente una funzionalità globale di due reni assieme. Possiamo farlo con la medicina nucleare, lo sappiamo bene, però sono sicuramente metodi di campionamento non semplici, relativamente invasivi. Viceversa, la risonanza magnetica, la scintigrafia con risonanza magnetica, come viene MR renography, come viene definita, si correla molto bene con la scintigrafia, vedete, per valori di filtrato glomerulare tra 7 e 48 millilitri al minuto. Ci sono alcuni lavori che supportano questi dati, non sono valutazioni immediate, vengono fatte valutando quella che l'andamento dell'intensità del segnale nel tempo, da questa derivando quella che è la concentrazione di gadolinio per unità di volume del parenchima renale, da questa poi, attraverso software che sono quelli che vengono usati sostanzialmente per la scintigrafia, calcolando quella che è il volume di infiltrazione glomerulare. Il Diaspi ha pubblicato un bel lavoro l'altro anno valutando la funzionalità del singolo rene in pazienti donatori di rene. In questi casi effettivamente la risonanza mi dà tantissime informazioni, perché possiamo aggiungere queste informazioni funzionali a quelle vascolari sul parenchima renale, sulla via scheletrice all in one, che possiamo ottenere attraverso la risonanza magnetica. Ostruzioni urinarie, anche qui la possibilità di valutare la funzione del singolo rene, come vi dicevo, in maniera assolutamente non invasiva. Ritardo di percezione della via scheletrice, in questa immagine urografica, la PLRM che ci dimostra la stenosi ureterale distale. Guardate l'imaging dinamico, le immagini tre piani al tempo zero, dopo 30 secondi, dopo 60, dopo 90 secondi. Guardate l'aspetto quasi da pilogramma negativo che abbiamo a carico della via scheletrice di sinistra, laddove abbiamo visto esserci l'ostacolo. Guardate l'andamento delle curve e in particolare come il valore a livello della midollare a sinistra sia naturalmente più basso rispetto a quello della midollare controlaterale. Ma al di là di questa valutazione, ancora una volta la possibilità in questo caso di utilizzare quel software di cui vi accennavo per calcolare quella che è la funzione del rene malato rispetto alla rene controlaterale. Spero riusciate a seguirmi ancora per qualche minuto, perché vorrei dirvi ancora qualcosina sulla diffusione. Allora, l'immagine di diffusione vi dà informazioni, come vedete in tabella, sulla velocità e sulla direzione del movimento delle molecole d'acqua in un tessuto sottoposto all'influenza di un gradiente di diffusione. Possiamo quantificare velocità e direzione di questo movimento attraverso il cosiddetto coefficiente apparente di diffusione. Apparente perché in realtà deve tener conto anche di altri aspetti legati alla perfusione. Non voglio entrare in dettaglio, vi ripeto, vorrei soprattutto darvi quelle informazioni che possono consentirvi di dire vale la pena o meno di usare quest'imaging nel nostro quotidiano. Lo usano molto i neuroradiologi e lo usano con, devo dire, notevole soddisfazione, ma come probabilmente sapete, al di fuori dell'ambito neuroradiologico l'imaging di diffusione ha trovato direi minime applicazioni. Perché? Per l'estrema sensibilità che l'imaging di diffusione, le sequenze di diffusione hanno al movimento. Ci sono stati ovviamente dei sbalzi in avanti tecnologici tali negli ultimi anni, per i quali possiamo ormai utilizzare delle sequenze ultraveloci che ci consentono di usare l'imaging di diffusione anche a livello degli organi addominali. E sotto questo profilo il rene è ideale. Perché? Perché ci arriva tantissimo sangue, perché concentra tutta l'urina che sappiamo, quindi è ricco d'acqua. E quindi vi era la logica per verificare la possibilità di differenziare diverse patologie renali sulla base dei valori di questo coefficiente di diffusione apparente di cui vi dirò tra un attimo. Siamo dedicati a questo aspetto, abbiamo fatto qualche tempo fa una valutazione intanto in soggetti normali per avere un'idea di quello che poteva essere la diffusione, il valore di diffusione nell'ambito di un parenchima renale normale, e poi abbiamo preso in considerazione pazienti con lesioni focali e pazienti con idronefrosi e pazienti con pionefrosi.
La sequenza di diffusione è una sequenza ecoplanare, single shot, sulla quale entrerò in dettaglio tra un attimo. Usiamo una synergy body con tecnica SENSE, quindi synergy body che ci consente, al di là del foro più ampio e nel rapporto finale del rumore elevato, un tempo di acquisizione molto breve. Detto, il nostro obiettivo qui è quello di avere una sequenza estremamente breve, ed è una sequenza che noi acquisiamo in 17 secondi. Allora, questo è il motivo per cui alla fine verrò a suggerirvi di implementare questa sequenza e di utilizzarla. Come vedremo, ci sono ancora dei grossi punti interrogativi. In letteratura non abbiamo tanti dati su quelli che sono i risultati clinici di questa sequenza. Però i risultati che abbiamo sono risultati, a mio giudizio, promettenti, e essendo una sequenza che vi porta via 17 secondi, a mio giudizio vale la pena aggiungerla nel nostro protocollo di valutazione delle lesioni renali. Con questa sequenza noi otteniamo delle immagini con diverso valore di B. B sostanzialmente vi dà l'idea di quanto la sequenza, l'imaging, sia pesato in diffusione, e da questi valori di B, dai valori di intensità, ci calcoliamo il nostro coefficiente di coefficiente di diffusione apparente, il nostro ADC di cui vi dicevo un attimo fa. Nei soggetti normali abbiamo fatto delle misurazioni a livello, varie misurazioni a livello del parenchima, non entro nel dettaglio sulle modalità. Queste sono le immagini in diffusione con diversi valori di B. Da queste immagini ci calcoliamo, otteniamo queste che sono le mappe ADC, quindi le coefficienti di diffusione apparente. Su queste mappe facciamo le nostre valutazioni, vedete le varie ROI disposte a diversi livelli nell'ambito del parenchima. E questo ci ha fatto dire, bene, nel parenchima normale, con la nostra macchina, con questa tecnica, abbiamo un valore ADC che per noi è stato di circa 2.2 mm al quadrato per secondo, eccetera. Sono valori che vedremo possono essere abbastanza diversi in letteratura, e ci daremo anche una spiegazione di questo. Dipendono sicuramente molto, come Miller ha dimostrato, dal fatto che il paziente sia idratato o disidratato. Tenete presente che la scala qui di cui parliamo è da 0 a 4, d'accordo? Quindi nel momento in cui ci sono molecole d'acqua in grosso movimento, in movimento libero, ci possiamo immaginare il valore teorico 4. Una situazione in cui il liquido è estremamente viscoso, mi esprimo, mi rendo conto, in maniera grossolana, ma vorrei darvi un messaggio chiaro. Nel momento in cui il liquido è viscoso, le molecole d'acqua diffondono con estrema difficoltà, ecco che il nostro valore, viceversa, sarà molto basso. D'accordo? Allora, questi autori hanno sicuramente trovato in parenchima renale normale valori abbastanza dissimili dagli uni agli altri. Però parliamo spesso di macchine diverse, sequenze non del tutto ottimizzate, alcuni lavori sono, vedete, degli anni 90, quindi sicuramente un imaging che è diverso da quello che oggi abbiamo a disposizione. Credo comunque sia opportuno confrontare questi dati che abbiamo ottenuto in pazienti normali, di un parenchima renale normale, a quelli che otteniamo in lesioni focali, per vedere se ci possono effettivamente dare qualcosa. Lesioni cistiche, molto banale. Vedete la lesione cistica a carico del rene di destra. Facciamo la nostra valutazione in diffusione. Andiamo a calcolare i nostri valori di ADC. Bene, nel parenchima normale 2.1, nella lesione cistica 3.4. Vi ricordo 4.000, quindi 4 è il valore più alto. Altra lesione cistica, con i due valori di B, e ancora un valore di 3.000, qui l'ordine è moltiplicato per 1.000, diciamo 3, facendo riferimento ai valori di cui vi dicevo prima. Quindi, se vi ricordate, parenchima renale normale valore 2.2, valore medio delle lesioni cistiche 3.6, ma certamente poco può interessarmi onestamente usare questa tecnica per dire ci troviamo di fronte a una lesione cistica, è ovvio. Qualche aspetto clinicamente più interessante, idronefrosi. Guardate questo caso perché è interessante. Idronefrosi che interessa il rene di destra, dopo torneremo sul sinistro. Qui abbiamo l'imaging di diffusione,
qui il valore ABC nell'ambito della via scrittrice che è di 4000, quindi proprio il massimo che possiamo ottenere. Nelle nostre idronefrosi mediamente il valore è stato di 3.7, quindi un valore assolutamente sovrapponibile a quello del cisti, 3.65, valori assolutamente analoghi, non sorprendente la cosa. Ma torniamo a questo paziente, guardate l'SRM di sinistra, guardiamolo in questa T1, guardiamolo ancora nell'immagine di fusione che vi ho fatto vedere un attimo fa. Guardate l'aspetto della via escretrice, iperintensa, iperintenso qui vuol dire valore di ADC molto basso, e infatti se andiamo a valutare il valore di ADC, questo è di 0.7. Nei nostri casi di pionefrosi, si trattava di una pionefrosi, i valori medi di ADC sono stati di 0.96, quindi valori clamorosamente diversi da quelli del rene idronefrotico. E la spiegazione di questo fenomeno sta proprio in quello di cui vi accennavo prima, cioè la difficoltà delle molecole d'acqua di muoversi nell'ambito di un liquido, di un contenuto viscoso che possiamo aspettarci all'interno della scrittrice nel caso di una pionefrosi. E questi nostri dati sono del tutto sovrapponibili a quelli di un altro lavoro di Chan che confronta valore ADC in idronefrosi e in pionefrosi. Arrivo alle neoplasie, come immaginavate, ancora un caso di neoplasia renale e ancora andiamo a valutarci i nostri indici di diffusione, andiamo a fare i nostri calcoli, 1.3. Qual è il valore medio delle neoplasie? 1.55. Allora, nella nostra casistica, peraltro, le neoplasie si trattava per lo più di neoplasie piccole e omogenee. E questo forse giustifica una separazione molto netta, vedete, dei tre gruppi che abbiamo valutato. Allora, un attimo per valutare i risultati di questa tabella. Le lesioni cistiche, qui in alto, hanno valori di ADC sostanzialmente sovrapponibili a quelli di idronefrosi, ben distinti, vedete qui, da quelli del parenchima renale normale. Qui abbiamo i valori dei tumori renali solidi, qui abbiamo i valori delle pionefrosi. Allora, al di là dell'utilità per differenziare idronefrosi da pionefrosi, quale potrebbe essere l'utilità ulteriore di questa tecnica? Ad esempio di differenziare nell'ambito delle neoplasie cistiche, quelle forme effettivamente neoplastiche, e viceversa cisti complesse. Però vi sto facendo una considerazione abbastanza speculativa, non ho dati su questo. Ho qualche dato, comunque, raccolto anche da altri autori su quella che può essere l'utilità di questa tecnica e mi sto avvicinando alla conclusione. Allora, i nostri dati ci dicono che i valori di ADC sono ben riproducibili nel parenchima renale normale e nelle diverse lesioni indagate. È una tecnica affidabile nel differenziare le diverse lesioni renali. Vi ho fatto notare come i valori fossero per singola patologia molto sovrapponibili. I valori del parenchima renale normale praticamente si distribuivano quasi su una retta. Esiste soltanto un altro lavoro in letteratura, devo dire, oltre al nostro, almeno fino a un paio di mesi fa, su questo argomento, ed è un lavoro dei colleghi di Tor Vergata, di Squillaci e collaboratori. Loro hanno fatto una valutazione tra valori di ADC, cellularità e istotipo di alcune neoplasie renali. E la loro idea è che potesse esserci una correlazione tra cellularità e istotipo. Non c'è. Non c'è perché a fronte di valori di ADC praticamente uguali, la cellularità, vedete, misurata al microscopio ottico, poteva essere estremamente diversa, e viceversa, a valori di cellularità simili, avevamo valori di ADC abbastanza diversi. Quindi gli autori concludono che sotto questo profilo l'ADC non ha dato molto, ma ha dato molto, secondo loro, su quello che è l'aspetto strutturale della lesione, nel senso che giustificano ad esempio il fatto di avere valori di ADC molto bassi negli angiomilipomi per la presenza di uno stroma connettivale discretamente rappresentato in queste lesioni, che quindi impedirebbe la libera diffusione delle molecole d'acqua e quindi giustificherebbe dei valori di ADC molto bassi.
può essere relativo per fare una diagnosi di angiomiripoma, ma questi dati potrebbero giustificare, ad esempio, la differenti valori di ABC tra carcinomi granulari e oncocitomi. Anche, ancora una volta, il pattern diverso di crescita di queste neoplasie, alcune più compatte, le altre con ampi spazi extracellulari, quindi con la possibilità delle molecole d'acqua di diffondere liberamente, potrebbero giustificare questi diversi valori. Questi sono i valori che abbiamo ottenuto noi, non mi dilungo, se non per dire che in effetti gli angiomiripomi hanno valori bassi in accordo con quanto Squillacci ha rilevato. Quindi la diffusione ci dà essenzialmente informazioni sulla complessità dello spazio intra-extracellulare, informazioni su quella che può essere l'architettura istologica della neoplasia. Queste informazioni non si correlano, come abbiamo visto, con la cellularità delle lesioni, ma probabilmente con la loro architettura istologica. E quindi, dice Squillacci, questa valutazione al potenziale di essere considerata tecnica sensibile e specifica per la classificazione delle masse renali. Siamo ancora lontanissimi, tenete ben conto, da poter dare una precisa collocazione clinica a questa tecnica. Concettualmente è una tecnica che può sicuramente risentire di artefatti legati ai vari fattori che qui vedete elencati, ma a mio giudizio comunque la diffusione ha le potenzialità, la valutazione dell'imaging renale con diffusione ha le potenzialità per fornire un elemento diagnostico aggiuntivo nella differenziazione di alcune patologie renali. E mi soffermo ancora sul fatto, 17 secondi, veramente un tempo irrisorio per avere qualche dato in più. Ho fatto una corsa, scusatemi, ma cercavo anche di mantenervi un po' svegli.